Ciao a tutti e benvenuti nella quindicesima e ultima giornata della maratona estiva. Esatto, quest'oggi concluderemo Skit, yes, Salva il futuro o qualcosa del genere. E prima di andare alla SS Corporation andiamo dai nostri amici mercanti e rubiamogli un po' di roba. No, in realtà compriamo l'armatura. L'alchimista tu cosa vendi? Ah, ok, d'accordo, questo vende pozze. Cos'è questo? Bomba rallenti. Aspetta, ti senti forte e veloce, sei invincibile per sempre. Ok, io non voglio prendere questa, perché ho come l'impressione che se la prendo diventeremmo troppo forti. Già prendere questa dovrebbe renderci tipo OP shit. Quindi, Iberos, armatura, ce ne rimangono 27. Non possiamo purtroppo prendere nient'altro, però credo che questo basti avanzi. Ah, possiamo prendere questo, vediamo, invisibilità. Flash. Flash la voglio. Flash mi piace. Flash. Poi ci abbiamo Rabbit. La cosa. Bomba rallenti e poi con la OP shit. Prendiamo anche la cosa. E poi magari non lo so cos'è che è la prima. Invisibilità no, non la voglio. Super rigenerazione, utile. Ok. Siamo armati di tutto punto. Ora possiamo droppargli qua dentro questa. Quindi possiamo andare alla SS Corporation e spaccargli il culo. Questa è l'idea generale. Era tipo qua nell'angolo, se non ricordo male. Tipo... o qui, no, e questa. Area privata. Salve. Tenga. Cosa vuole? Spero che tu sia venuto qui solo perché hai la conferma, giusto? Esatto. Ce l'ho. Non so perché, ma ho un bucket. Checkpoint! SS Corporation. Ok, prima di andare qua, se c'è una cosa che mi ha insegnato questa mappa è che c'è tanta roba nascosta. Quindi noi faremo un giro, probabilmente a vuoto, perché non c'è assolutamente nulla, però lo facciamo lo stesso. Perfetto, anzi, peggio ancora di quello che pensassi. Ma quanto durano queste pozioni? Non c'è scritto. Certo che quella pozione da 64 sembra interessante, però vabbè, ci accontentiamo. Cos'è? Test corsa cavi, ok, test vari, cavi avvelenate, cavi a cui è stata eseguita una lobotomia, cavi a morte affamati, potenziamenti per cavi, night vision. Direi che andremo in qualche posto oscuro. Ok, pensavo... ok, ho fatto casino, vabbè. Oddio, oh oh oh, oddio, è Babbo Natale. No, dobbiamo uccidere Babbo Natale. Sei arrivato finalmente. Come sai chi sono io? Che sono io? Ci sono molte cose che non sai di me. Sono molto saggio. Aha, saggio? Stai mandando l'ozza in panico. No, io sto cambiando il mondo. Come avrai notato, il passato sta cadendo in pezzi. Oggi pochi frammenti di terra ferma sono volanti e l'acqua si alza ogni giorno di livello, inghiottendoli, i miei infetti, o meglio, le mie cavie, lo distruggeranno, così io potrò ricrearlo a mio piacimento. Certo, ma prima di farlo dovrai passare su di me. Ma come osi, microbo? Sono troppo potente. Tu farai la stessa fine del tuo precedente. Non mi importa, io combatterò perché voglio tornare a casa, dai miei amici, dal mio villaggio e da Isaac. Io vengo dal passato e se sono venuto fin qui non mollerò facendo la figura del codardo. Allora fatti sotto, sconfiggi il capo della SS Corporation, successivamente trova la chiave e fuggi attraverso il teletrasporto delle risorse. Capo? Porta boss. Teletrasporto risorse. Ah, ma se io trovo la chiave prima di battere il boss, che tanto già la vedo e là in alto, faccio prima, no? Almeno dopo la chiave ce l'ho già e posso combattere il boss abbastanza tranquillamente. Ovviamente deve essere un ladder parkour che non è il mio forte. Proprio per niente. Però vabbè, è abbastanza semplice. Ora mangiamo e poi andiamo all'attacco. Non ho subito danni da quella caduta. Ok, flash. Glass bottle. La cosa. Super rigenerazione. 8 minuti. Fatti sotto. Dove cacchio sei? Ah, è qua. Oddio, sono velocissimo! Non mi fai niente! È
d'accordo. Può spawnarne un altro, gentilmente. E ne puoi spawnare un altro. Ok, questo è stato abbastanza strano. Il peggior boss che io abbia mai visto. Conferma entrata a casa sindaco, chiave casa sindaco. Sì, ok, ma... E ora che faccio? Credo che non mi resti altro che per me l'autodistruzione e subito dopo il teletrasporto per Lozza. Oh, l'ho fatto giusto. Ma poi in quale parte della città capiterò? Prendi tutto quello che c'è nella cassa, attiva l'autodistruzione, teletrasporta di Lozza, vai alla casa del sindaco, poi usa il distributore per aprire la porta segreta. E via verso il sindaco! Sono talmente veloce che me ne sbatto altamente del parkour. Ok. Forse no. Dovevo fare... Uccidermi. Sì, mi va bene uccidermi, però... Sì, ok, va bene, ma se mi fai spawnare in mezzo al nulla... Ok, sono tornato. Mi fa spawnare in mezzo al nulla. Ah, forse perché ho fatto saltare per aria lo spawn. Devo tornare a Lozza. Questa non è Lozza, ma ci siamo abbastanza vicine. Devo tornare là. Sì, ci vado volando, faccio prima. Ciao Minecraft. CCCLL. Ok. Game mod. Scrivo sempre sbagliato game mod. Posso fare così. Casa del sindaco, casa del sindaco. Casa del sindaco era tipo in mezzo? Mi pare. Era tipo qua? No? Qua? No? 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 Dove diavolo è? Casa del sindaco, eccola qua. Devo usare la chiave. Cliccare il bottone, parlare con sto tipo, dagli sto coso, mi dà la chiave della porta segreta, parla col sindaco. Ok, è la stessa roba di prima. Piano di sopra. Finale ringraziamenti, memorie, l'ultima porta. Leggiamo. Diario dello skit 267, 35. Giorno 35 dopo il contagio del virus e bla 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 bla. Caro diario, mi sa che questa è l'ultima volta che scriverò sulle tue pagine. Mi trovo davanti all'SS Corporation, davanti ai cancelli. Qui ci sono i miei coetanei che hanno delle bombe, pronti a far esplodere tutto. Secondo me si illudono di sconfiggere il capo dell'organizzazione che ha rilasciato il virus. L'ho ucciso con un colpo solo. Quanto a me, beh, non credo in niente di tutto questo. La guerra è una brutta cosa, se dobbiamo utilizzarla per garantire la sicurezza di Lozza ne vale la pena. Questa città è la mia casa, il luogo dove sono cresciuto, dove tutti mi hanno accolto con affetto, non permetterò che la distruggano, non permetterò che distruggano i miei ricordi. Se non dovessi tornare a questo viaggio, vorrei che chi leggesse queste pagine compiesse il compito che è già fatto. Persona questa leggenda il mio successivo 268, yes. Fai quello che lo sono, fine, skit. Fatto, senza problemi anche. Ho ucciso il boss con un colpo solo. Letteralmente. Cosa vorrei fare ora, nuovo skit? Ma credo un drink al bar e poi mi armerò come sempre. Ma come? Non vorresti tornare a casa a fare il ritorno da tutti i tuoi cari? Abbiamo il teletrasporto guasto, ma lo aggiusteremo. Passato, casa, signor sindaco, se si tratta di essere un salvatore futurista, è questa la mia casa. Ringraziamenti. Mappa creata dai? I matti di Minecraft, ok, lo sapevo. Mappa tratta da Jack and Dexter. D'accordo. E da Tron. Ok. Grazie se sei arrivato fino a questo punto, continua a seguire i matti di Minecraft se vuoi vedere altre custom map, ancora con gratulazione, se la map piacerà molto faremo il seguito per un'avventura nuova ed esaltante, quindi ci vediamo alla prossima custom map, ciao! Ciao! PS puoi continuare a esplorare Lozza, se non l'hai già fatto. Siamo a 9 minuti, più o meno. Minuto più, minuto meno, non sono molto preciso. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Voglio prendere quella pozione. Voglio vedere cosa mi dà. Uno. Ci servono quei materiali, non so come si chiamano. Come si chiamano? Eccoli qua. Ah, erano gold ingots. Però me li prende? Sì, me li prende. Anche se hanno un nome diverso. Non era lui però, era questo. Dammi la pozza. O la piscit. Oh mio Dio, OP shit. Ho tutto.
tutti i potenziamenti per sempre. Tipo, uè, fuck you, evviva, evviva. A parte che sono... Ah, questa è l'acqua che è sputtanata. Evviva! Sono più veloce di una barca, più o meno. Non proprio, però vabbè. Cos'è quei tre beacon lì? Non credo di averlo già esplorato. Ah sì, è quello che ho fatto saltare per aria. LOL. L'ho sfasciato per bene. E non c'è nient'altro in giro. Allora, prima di concludere un paio di comunicazioni così a caso. Cos'è che c'è? Oddio, quello lì è un villaggio dei villager. È un villaggio dei villager! Oh mio Dio, vabbè, comunque, paio di comunicazioni. Adesso è finita la maratona estiva, quindi riprenderemo. È veramente un villaggio dei villager. Riprenderemo con la solita programmazione. Sì, quindi aspettatevi Mainesse, Saints Row. Se John dovrebbe averlo fatto, poi cos'altro? Kingdom Hearts, siamo quasi alla fine. Poi il 5 di settembre esce Dead Rising 3 e qui c'è un piccolo problema perché io parto il 7 di settembre, faccio una settimana, quindi proverò a registrarlo prima di andare via, a caricare una o due puntate da mettere durante la settimana. Farò tutto il possibile, se non ci riesco perdonatemi, farò la settimana successiva. Quindi con questo è tutto. Sì, direi di sì. Quindi ci vediamo con le solite serie e nuove entusiasmanti avventure, prima o poi. No, vabbè. Ci vediamo con qualcosa. No, mi sto incartando, quindi è meglio finirla qua. Quindi, bye bye.